un lavoro in più. Avevo già ucciso dei nobili. Potrebbe navigarci una baleniera su tutto il sangue blu che ho versato. Ma un altro nobile, non meno corrotto, segue sempre il precedente. Perché un'imperatrice avrebbe dovuto essere differente? Lo era, invece. Ho visto la guardia del corpo mentre lo trascinavano via, sguardo spento. Sapevo che l'avrei pagata, e forse l'ho meritato. Era in arrivo una tempesta che avrebbe distrutto tutto ciò che avevo costruito. No! Lasciatela! Corvo! Daud, vecchio mio, ma quanto tempo! Ora torno a interessarmi di te. Gli anni passano e la gente muore. Sapevi che siete solo 8 nel mondo a portare il mio simbolo? Sono qui perché hai ragione. L'imperatrice era diversa. Questa volta non potrai semplicemente svanire nell'ombra. Ci saranno delle conseguenze. La tua storia sta per finire e nemmeno tu puoi evitarlo. Ma quale fine sceglierai per te stesso? Farti un ultimo regalo, Daud. È un mistero. L'unico indizio è un nome. Delilah. Per 6 mesi, la città ha sofferto ed è cambiata. Per 6 mesi, ho provato a scordare ciò che ho fatto all'imperatrice e alla bambina. Ma senza successo. Dovevo capire cosa fare. Ma avevo solo un nome. Delilah. Chi era? Un'alleata? O una minaccia? Mi aiutò la mia seconda in comando, Billy Lurk. In una casa piena di segreti, l'orca a scoprirli era davvero brava. C'era una nave, la Delilah, che cacciava balene per Bandri Rothwild, un ex mozzo che aveva fatto fortuna. Ora possedeva un mattatoio e trattava i suoi lavoratori come schiavi. Una nave di nome Delilah. Sembra una coincidenza, ma non lo è. Intricata come un sacco di serpenti.
Sei qui? Mi annoiavo e ho iniziato senza di te. Siamo arrivati proprio nel giorno giusto. La fabbrica è in sciopero. Non mi stupisce. Rotwild la gestisce come una prigione. Gli operai non possono nemmeno entrare senza un cartellino. All'inizio dello sciopero, i macellai hanno confiscato tutti i cartellini. La forza. Ti chiedevi perché volessi lasciare i bassi fondi? Ecco la risposta. Ci saranno altri modi per entrare. Posso accompagnarti, vero? Non voglio un vecchio sulla coscienza. E infine, ho trovato questa. So che le collezioni. Se ti servo, mi trovi sui tetti. Sparisci, esci dalla proprietà o rinchiudiamo anche te. Dovete ridarmi il cartellino. Non posso entrare. Non potete tenerlo. Prova a passare e ti appendo a un gancio per la carne. Tornatene a casa. Abbiamo ordine di requisire i cartelli. Senza eccezioni. Di morire da piangenti. Spero che la peste vi colga. Eh? Ah! Qualcuno venga qui! Credevo che avrebbe resistito di più. Proprietà o rinchiudiamo anche te. Dovete ridarmi il cartellino. Non posso entrare. Non potete. Fuggirlo. Prova a passare e ti appendo a un gancio per la carne. Tornatene a casa. Abbiamo ordine di requisire i cartellini, senza eccezioni. Vi auguro di morire da piangenti. Spero che la peste vi colga. Cos'era quel suono? Ahem.
Lo sapevo, ora sei mio! Qualcuno...
distratti, come sempre. Che succede laggiù? Attenzione, a causa della peste la stagione del lavoro delle industrie è un problema nazionale di enorme gravità e il Lord Reggente ha decretato che è considerata un atto di tradimento. Sul fiume c'è un uomo che scruta il posto. Se non fossi giovane e innocente, direi che ha cattive intenzioni. Allarme, presto! Qualcuno venga qui! È stato troppo facile. Sul fiume c'è un uomo che scruta il posto. Se non fossi giovane e innocente, direi che...
a cattive intenzioni. L'allarme, presto! Liberare la visuale! Devo tornare subito indietro! Forse a me! Ah! Cibo per pesci! Stai solo peggiorando la tua situazione! Sul fiume c'è un uomo che scruta il posto. Se non fossi giovane, certo, direi che ha cattive intenzioni. Giravano storie su una donna dei sobborghi che faceva cose simili. Nonna Cincia. Dicono che abbia 100 anni. Sei divertito, macellaio? Quando tornerà, scorrere l'olio. Per tua informazione, alla reggente non frega un cazzo di chi... La vostra scaramuccia. Fra Martino, ma muori tu, muori tu. Qualcuno... Ah!
maledizione. C'è un cadavere. Ti troverò, vedrai. Per l'esterno. Dare l'allarme, ora. Aiuto, assassino. Alzati, sveglia. Darò il tuo cuore in pasta ai cani. Sei qui intorno. Lo so che sei qui. Questo ti troverò, saranno qua. Dove sei? Odio i figli. Qualcuno venga qua! Sempre in giro a nascondersi. Esci fuori! Non sono stupido. So dove sei. Esci fuori! Dove sei andato? Esci e facciamo amicizia. Hai la mia parola. Prega che io non ti trovi. Mi hai sentito? So che sei qui tu. Tutta tua dopo quello che è successo ieri notte. Credo. Deve essere finito l'olio. Fermo! Tu cadrai!
Continua a correre! Aiuto, assassino! Le odio quando cantano, cazzo! Sottotiro è cibo per pesci. È stato individuato un intruso all'interno del mattatoio. Deve essere catturato o ucciso a vista. Abbiamo il pieno consenso della legge e della milizia. Dovevo perderlo oggi, il cartellino. Ci sarà pure qualcuno a cui dare la colpa. È
stato individuato un intruso all'interno del mattatoio. Deve essere catturato o ucciso a pista. Abbiamo il pieno consenso della legge e della milizia. Dicono che al porto vicino a Radshore ci sia ancora qualcuno che paga i lavoratori. Come mai io sono immune? Tutti gli altri si sono ammalati. Non puoi entrare senza un uscire da qui e ti darò il mio. Lì dentro non ci torno. Dobbiamo ancora riuscire a superare il muro di luce. Se lo spegni, al momento giusto potremo passare evitando la milizia. Il muro di luce è spento? Io sono immune. Non ancora. Tutti gli altri. Aspetteremo. Non abbiamo che te. Insegnerò a mio figlio a tirare di spada. Non c'è altro modo. Quando vedrai Rottweil, non esitare. È tutta colpa sua. Grazie, signore. Non mi vedrai mai più scioccare. No, signore. Io mollo. Abigail è ancora là dentro. La città è morta. Non sopravviveremo altri 3 mesi. Abigail è ancora là dentro. È vero che domani la milizia passerà di qui per contare i morti? Stamattina requisiamo i cartellini a vista. Nessuno può entrare o uscire senza. Dobbiamo inviare un messaggio chiaro.
stato individuato un intruso all'interno del mattatoio. Deve essere catturato o ucciso a vista. Abbiamo il pieno consenso della legge e della milizia. Dicono che presto si organizzeranno per contrastare la milizia. Muro di luce è spento? Non ancora. Aspetteremo. Non abbiamo che te. Il muro di luce è spento? Non so proprio. Potete passare. Uscite da questo posto. Grazie. Hai ottenuto ciò che cercavi? Se vedi Abigail Ames, dille che crediamo ancora in lei. Buona fortuna. Sei uno dei buoni. Usavamo le gallerie per entrare e uscire di nascosto. Ora sono piene di ratti. Che schifo. Dannati. Spero che Rothwild abbia ciò che merita. Un tempo era povero e viveva per strada, ma se l'è dimenticato. Bastardo. Dubito che chiedendo otterrai qualcosa. Cerchiamo un modo più persuasivo per farti dire ciò che ti serve. Probabilmente è vicino al suo ufficio. Iniziamo da lì. Ehi, ti sei già seduto sulla sedia? Sì, ma ho firmato subito. Rothwild non ha dovuto accenderla. Non ti credo. No, è vero. Mi sta dando del bugiardo? Sembrerebbe di sì. Ora ti insegno io a rispettarmi. Oh, un po' esagerato.
Crotwild è famoso per essere testardo. Dubito. Ehi, ti sei già seduto sulla sedia? Cerchiamo un modo per... Sì, Moffi. O per farti dire ciò che ti serve. Probabilmente è vicino a tutti. Gettiamolo con gli scarpi. Crotwild è famoso per essere testardo. Dubito. Ehi, ti sei già seduto sulla sedia? Crotwild ha una sedia nella cella della carne. La usa per controllare i lavoratori. Sei tu, vero? Ti ringrazio. Meno credo. Se sei qui per far soffrire Crotwild, entra pure. Non avere pietà. Non rimproverarti, erano animali. Anzi, dovevi fare di più. Tu non hai paura di niente, vero? Con te i macellai hanno incontrato uno alla loro altezza. Tu non mi hai visto, chiaro? Non ho bisogno di altri guai. Che succede? Cosa vogliono quegli idioti? Dicono di non avere un trattamento equo. Ora vengono licenziate se rifiutano gli incarichi pericolosi. Cosa? Incarichi pericolosi? Siamo noi che facciamo il lavoro sporco. Forse noi dovremmo organizzarci. Ehi, non è divertente. Dillo un'altra volta, anche per scherzo. E sei morto. Beh, sì.
Era per dire. Piantala di ascoltare le chiacchiere. Dimmi che i Lames ti entrano in testa. No, no. So bene chi è che mi dà da mangiare. Non vedo l'ora che ci chiedano di eliminarla. È questione di tempo. Alla fine ti troverò.